A Roma è in programma una cena a casa della mamma di Dalila. Sono passati solo pochi giorni da quando lei si diceva felice da far paura, ma pare passata una vita. Questi giorni con Manu hanno dato alcune cose che forse poi fondamentalmente nella vita quotidiana potrebbero influire in, o portare a delle discussioni. Comunque lui è molto preciso, maniaco del controllo, proprio fissato per l'ordine, per le cose. La convivenza forzata a me pesa perché io vivo solo da parecchio tempo e mi manca l'aria. Che mi racconti? Bene, tutto a posto, più o meno, insomma, alti e bassi. Dimmi gli alti. Vabbè, gli alti, nel senso che ci siamo trovati molto bene fisicamente. Lui è una persona molto sensibile, ci parlo di tutto così, però convivendoci è tosta, un po' diverso da me, molto diverso da me. In che cosa? Domenica, benvenuto, sei seduto qua lista da spesa da settimana. Allora, ma io te voglio dire no. Ma se io ti ho detto che mangio giornalmente perché c'ho papà e c'ho zia, che decido la mattina, che mi piace pensare cose futili il giorno stesso, perché mi va di stare spensierata e leggera, perché comunque, perché lo devi fare? Non c'è senso, non c'è poi bisogno, ma c'ho papà. Allora, quando ti ho presentato Alice, sto discorso non glielo potevi fare. Certo. Ecco, gli hai fatto, l'ha capito? Il giorno dopo è venuto con Alice. No, l'ha fatta. Ha fatto la spesa, punto. Ha fatto Alice per cavoli. No, l'ha fatta, in quel momento. Per lui, perché tu non è che hai collaborato. No, assolutamente. Allora, però gli hai detto come la pensi? Sì. Io penso che poi la seconda volta se ti ripresenta Alice dice allora non hai capito. Però conosco bene pure te, capito? E che delle volte magari te spaventi quando non c'è sta magari da spaventarsi e devi versela un po' più, capito? Perché io ho incontrato la sposa pure sti giorni, no? Le spose, scusa. E una di loro mi ha fatto una domanda che lì per lì mi sono pure un po' infastidita, ci sono rimasta un attimo così, perché lei ha fatto intendere se c'era quello, c'era quell'altro, andava bene lo stesso perché te credevi all'esperimento. No, perché a me se quella persona mi piaceva appunto. Però io penso magari che invece lui potrebbe essere così. Non lo so, ma non mi sento apprezzata perché sono io. Dalila si è instillato in lei il dubbio che per Manuel qualunque donna avesse avuto davanti a sé sarebbe andata bene. Sta mostrando la sua insicurezza di fondo, non si sente sicura e quindi ha iniziato a mettere dei muri e sta iniziando a demonizzare Manuel. Nonostante lei abbia speso molte parole buone per Manuel, cosa che non capita molto spesso a Dalila, in realtà ha deciso inconsapevolmente di trovare quello che è l'aspetto negativo.